Grazie ad un'operazione lampo della squadra mobile di Ravenna, portata a termine venerdì mattina, è stato arrestato un pregiudicato di origine napoletana, ma residente a Ravenna, autore di due recenti rapine avvenute nel mese di ottobre in città. La prima al centro TIM di Viale Newton il 10 ottobre, la seconda ai danni della gioielleria Barbieri il 19 ottobre. Operazione Lampo del criminale che negli ultimi, insomma, poche settimane fa aveva portato a termine due colpi proprio qui a Ravenna. Sì, l'abbiamo definita un'operazione lampo per il lasso di tempo trascorso tra due rapine a mano armata. In un caso è stata contestata anche il sequestro di persona commessa a Ravenna, la prima in un negozio di telefonia, la seconda in una oreficeria, perché la prima il 10 ottobre, la seconda il 19, la settimana scorsa, venerdì, a seguito di una perquisizione che ci ha portato al recupero della refurtiva, è stata emessa su richiesta della locale Procura della Repubblica, del dottor Stargiotti, sostituto procuratore della Repubblica, immediatamente, ovvero in giornata, da parte del GIP, la dottoressa Guidomei, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Quindi dalla perquisizione è passato direttamente al carcere un soggetto originario di Napoli di 44 anni che aveva già un precedente per rapina, aveva commesso una rapina qui a Ravenna ai danni di un istituto di credito, e quindi questo è il terzo episodio con l'aggravante di aver utilizzato un'arma per intimidire le persone, un particolare che ha destato anche questo l'attenzione degli investigatori che dal modus operandi sono riusciti a risalire in breve tempo al soggetto poi catturato. C'è un rapinatore che non si accontentava, infatti in alcuni casi ha rubato anche gli stessi commessi, gli stessi titolari. Sì, evidentemente quando era all'interno dei negozi commerciali, probabilmente questo è stato anche il suo tallone d'Achille, è rimasto troppo tempo e quindi dopo aver fatto razzia di apparecchiature cellulari informatiche ad alto contenuto tecnologico, ha chiesto ad una cliente di sfilarsi le due fedi, dei due anelli che aveva, e poi li ha rinchiusi dentro uno sgabuzzino per diverso tempo. Da lì è scattata anche la contestazione da parte del GIP di sequestro di persona. Uno degli elementi grazie a cui è stato arrestato è stata anche la collaborazione dei cittadini che erano stati offesi. In questo caso sicuramente è stata determinante la collaborazione sia dei gestori sia dei clienti che senza alcuna titubanza hanno deciso di affiancare passo dopo passo gli investigatori attraverso una ricostruzione della scena del crimine, attraverso indicazioni fondamentali per individuare tra i soggetti che avevano precedenti di polizia specifici per rapine colui il quale poi è stato individuato e nei confronti del quale è stata effettuata immediatamente una perquisizione. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.